Ben ritrovati, siamo in diretta alle Fonti TV, il nostro Instant Focus. Oggi ci dedicheremo al mondo dell'auto, proprio perché ci sono stati alcuni dati diffusi in questi giorni e ovviamente stanno uscendo anche le trimestrali di quelle che sono le principali aziende. Ricordiamo un settore che comunque muove un'importante fetta dell'economia europea e globale. Ma io intanto andrei a dare un'occhiata a quello che sta succedendo in questo momento sui mercati. Abbiamo un FTSE MIB leggermente in ribasso, almeno 0,43%, lo stesso allineata praticamente Francoforte, con un DAX che è almeno 0,33%. Anche la chiusura della borsa americana era stata positiva, anche se leggermente positiva, ma in ogni caso con il segno più. Mentre tra i titoli che si stanno distinguendo in questo momento, almeno sul mercato italiano, abbiamo un A2A che fa un oltre più 3%, così Saipem e Leonardo e Eni che sono oltre il più 1%. Tra i peggiori troviamo anche Amplifon, meno 2%, Campari, meno 2%, Diasorin anche, meno 1,63%. Un andamento che comunque per il momento resta piuttosto stabile, piatto, tendente un po' al negativo. Continueremo a tenere d'occhio gli indici di borsa, ma intanto, come vi preannunciavo, è il momento per noi di approfondire una tematica economica che in questi giorni sta tenendo gli analisti con il fiato sospeso. Ad aiutarci per analizzare quanto sta accadendo c'è una collega, la giornalista Flavia Carletti, esperta di economia e del settore. Ben trovata, buongiorno Flavia. Sì, buongiorno Cristian. Abbiamo potuto analizzare i dati sul mercato auto del mese di aprile e sono stati, per usare un eufemismo, un po' negativi, sono stati quasi un disastro, soprattutto inquadrati nella situazione. Lo faremo insieme, ma intanto vediamolo in grafica cosa è successo nel mese di aprile 2021, un meno 33% che non ha di certo entusiasmato, ma anzi ha rischiato di davvero mettere in difficoltà il comparto, e soprattutto se poi lo confrontiamo anche con il 2019 vediamo che il calo è ancora peggiore. Ovviamente il 2019 lo mettiamo perché periodo pre-Covid, segno che la situazione è ancora molto distante da quella che era nel 2019. Allora commentiamo insieme questi dati, Flavia. Sì, appunto, il mercato dell'auto continua a scendere, diciamo che è dal secondo trimestre del 2021 che registra un segno meno. Ad aprile è meno 33% ed è sceso anche sotto la soglia considerata un po' psicologica delle 100.000 auto vendute al mese, infatti sono state circa 97.000, e quindi questo è stato visto, diciamo, dalle associazioni di categoria come un segnale di allarme anche per il futuro dell'anno. E nei primi quattro mesi del 2022 il saldo, diciamo, rispetto ai primi quattro mesi del 2021 è del meno 26,5%, quindi comunque continua questa situazione di crisi del settore, non solo per gli incentivi, non solo, diciamo, per la situazione a livello economico, ma anche perché comunque ci sono tutta una serie di indicazioni legate proprio al settore auto e all'andamento del settore, il fatto che mancano alcune materie prime, c'è un aumento dei costi di produzione, l'aumento dei costi di energia, quindi diciamo che si è creata una sorta di tempesta perfetta sul comparto, non solo in Italia ma in tutta Europa, infatti tutti, diciamo, i principali mercati europei, ricordiamo l'Italia è uno dei cinque più grandi mercati del continente insieme al Regno Unito, Francia, Germania che è il primo in Europa e Spagna, e quindi diciamo questi cinque mercati hanno dei trend in qualche modo analoghi con ogni tanto delle differenze percentuali mese per mese, però diciamo che l'andamento è un po' generale in tutta Europa, quindi diciamo che la situazione italiana trova corrispondenza a quella generale a livello europeo. Ecco, ma più che nel confronto nello spazio, ti inviterei a una riflessione nel tempo, perché ci verrebbe da dire, e non è la prima volta che sentiamo una notizia negativa su questo fronte,
ci verrebbe da dire che praticamente gli ultimi 2 anni, ovvero dallo scoppio della pandemia, delle restrizioni, che il mercato auto fa segnare un record negativo dopo l'altro. Mi spiegavi che un rimbalzo rispetto nel 2021 rispetto al 2020 lo avevamo avuto inizio anno, ma che non è stato però sufficiente a far uscire dalla crisi questo settore. Sono 2 anni di crisi fondamentalmente, la metteresti così? Beh sì, esattamente, perché diciamo che il settore auto è in una fase di transizione e in questa fase di transizione nel 2020, a inizio 2020, si è venuta a inserire diciamo la crisi Covid, quindi con chiusure alla causa dei lockdown che i vari paesi hanno improntato, quindi non solo quello italiano, diciamo le fabbriche a un certo punto si sono bloccate un po' in tutta Europa, quindi è mancata proprio sono mancate le auto sul mercato, quindi diciamo che nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 ci sono stati dei crolli un po' su tutti i mercati, poi c'è stato un po' di recupero e quindi a inizio 2021, nel confronto con questi mesi del 2020 in cui c'era stato un blocco totale del mercato, quindi si era visto un rimbalzo e il 2021 è andato meglio del 2020, a fine anno c'è stato un più 5%, che però non è stato assolutamente sufficiente a recuperare i livelli pre-pandemia. E appunto, come diciamo, in una fase di transizione è arrivato il Covid, che ha avuto quindi questo effetto così dirompente sul settore e poi ha creato anche una serie di conseguenze anche su altri comparti che poi hanno avuto riflesso sul comparto auto. Diciamo, primo tra tutti la questione dei semiconduttori. Diciamo che le auto in qualche modo non si vendono anche perché mancano, non si riescono a produrre. Cioè, al di là delle interruzioni a causa del Covid e della pandemia, poi tutte le case automobilistiche, sia a livello europeo che a livello mondiale, si sono dovute confrontare col fatto che mancavano alcune materie prime, in particolare i semiconduttori, i chip, perché ormai tutte le auto diciamo hanno un livello di tecnologia tale che non sono più semplicemente meccaniche, hanno anche una parte elettrica, elettronica e soprattutto nell'elettronica, una componente forte elettronica, certo, ormai tutto, ormai non si può neanche più cambiare una candela, non si sa neanche da dove cominciare, però esattamente, dagli schermi intelligenti al diciamo il dialogo con tutti i vari sistemi, da Alexa, cose con la macchina che in qualche modo risponde, diciamo servono i chip. Sono mancati i chip proprio a causa della pandemia per il settore auto, perché con l'auto che ha bloccato tutta la produzione, la maggior parte dei produttori di chip sono andati a fornire altre aziende, in particolare quelle dell'elettronica di consumo, quindi tablet, computer, certo, telefoni, perché tutti eravamo in smart working, tutti gli studenti erano in didattica a distanza, un fenomeno a livello globale. Appunto quello che è successo in Italia per alcuni versi lo possiamo allargare un po' a tanti paesi del mondo, quindi c'è stata una maggiore domanda di altri prodotti, i fornitori dei chip hanno preferito dirottare diciamo molta della loro produzione a questi altri clienti e quindi è venuta a mancare una parte della fornitura al settore auto. In più poi ci sono state una serie di altri fattori, come per esempio in Giappone a un certo punto un'area dove si produce il 40% di tutti i chip per il settore auto, c'è stato un blocco delle aziende per questioni diciamo ambientali, disastri a livello ambientale, quindi diciamo si sono creati una serie di fattori per cui poi al settore auto sono mancati i componenti per la produzione e questo appunto si è innestato in una situazione appunto di transizione con le persone che aspettavano di capire che auto compro una diesel, ma poi le diesel magari le bloccano, non le fanno più entrare nei centri cittadini, allora ci sono le ibride, però allora Flavia, magari meglio l'elettrico. Prima sì. di parlare di alimentazione, che è un altro dei temi che avevo in mente di toccare, rimarrei un attimo su questo discorso dei microchip, perché anche in questo caso è chiaro che l'economia globale ha dei tempi e dei movimenti che non possono essere immediati. Però era già da un po' che sentiamo di questa crisi dei microchip, non è una situazione che stava andando a risolversi? Ma diciamo nel 2021, quando è emersa, le previsioni per una soluzione erano più rapide, quasi tutti i vari amministratori delegati dei grandi gruppi automobilistici avevano fatto delle previsioni che nel corso del 2021, del 2022, già magari all'inizio dell'anno, la soluzione avrebbe potuto avere un miglioramento. Adesso diciamo che le indicazioni sono per un miglioramento più verso la fine del 2022, addirittura verso il 2023. Carlos Tavares, che è l'amministratore delegato di Stellantis, ha detto di aspettarsi poche diciamo, sorprese positive per il 2022, ormai ha rimandato al 2023.
Questa mattina Volkswagen ha pubblicato i conti, ha detto che la situazione dei chip appunto probabilmente migliorerà verso la fine del 2022, quindi diciamo che quasi tutte le case automobilistiche hanno cercato di tamponare la situazione, si sono iniziate a rivolgere ad altri fornitori oppure hanno cercato di accorciare la filiera, hanno dato anche loro sostegno per esempio ad alcuni fornitori cercando di aiutarli dove era possibile, quindi hanno iniziato a fare delle collaborazioni e dei lavori insieme per evitare che ci fosse questa carenza, però appunto diciamo che alcuni gruppi hanno detto magari se con 4 fornitori abbiamo risolto, con altri 3 no. Quindi diciamo che è ancora la situazione piuttosto incerta. Esatto. Tra l'altro non è neanche una situazione che viene lasciata del tutto, demandata del tutto alle aziende. Io ricordo che c'era stato un momento in cui anche le istituzioni come l'Unione Europea avevano parlato del tema, ipotizzando anche un reshoring o comunque che non si dovesse essere più così dipendenti da importazioni asiatiche o d'oltreoceano. Che è un po' un discorso analogo a quello che avevamo sentito per le mascherine nel primissimo periodo, nel 2020, nel primissimo periodo della pandemia. È chiaro che trovandoci noi in un mondo estremamente connesso, estremamente globalizzato, quando queste catene per qualche motivo si inceppano, poi cercare di cambiare il modello è un'operazione molto lunga che richiede tempo, investimenti. Lungo tempo, se vogliamo, non è così dissimile. Adesso facciamo forse un volo pindarico, ma non è così dissimile dalla situazione del gas, perché siamo dipendenti dal gas russo e trovare una nuova struttura di rifornimenti di certo non è qualcosa che si può fare dall'oggi al domani. Però insomma, ci dicevi che probabilmente dal 2023 questa situazione, tornando all'auto dei microchip, quantomeno resterà. Dovrebbe andarsi a risolvere, che poi tra l'altro l'auto rappresenta una percentuale fortissima del PIL europeo e italiano nazionale. Beh sì, il settore automotive è uno dei settori centrali dell'economia europea e italiana. In Italia diciamo che tutto il comparto, compreso un po' l'indotto, è calcolato con un valore di circa il 12% del PIL. È un settore economicamente importante non solo in Italia ma anche in altri paesi. Ha una forte presenza, in Germania è il primo paese europeo dove ci sono quasi addirittura più di 800.000 addetti solo nelle aziende direttamente legate all'automotive. Poi va aggiunto anche tutto l'indotto. In Italia siamo scesi intorno ai 160.000 addetti diretti, a cui comunque va aggiunto comunque tutto l'indotto, che non è solo fatto di una filiera di società magari che fanno i pezzi di ricambio, per dirla molto banalmente, però comunque è tutto un mondo che fa parte dei concessionari, le società di servizi che lavorano per i vari stabilimenti. Il problema appunto è che si tratta di un settore enorme, comunque che ha un peso ancora oggi, certo, un peso grandissimo enorme sull'economia italiana, e questa situazione di crisi può avere dei riflessi anche proprio sull'andamento del PIL, sia in maniera diretta che in maniera indiretta, anche perché, come dicevamo, c'è una transizione in atto, è stato lanciato un allarme che se non viene gestita in maniera regolare, quasi tutte le associazioni di categoria hanno detto che possono essere proprio a rischio posti di lavoro. Quindi comunque la crisi del settore auto va affrontata da diversi punti di vista, almeno le associazioni di settore, dall'Anfial, che è quella della filiera della componentistica, ai Federauto, che sono i concessionari, hanno fatto più volte appello al governo per chiedere dei tavoli d'incontro per affrontare tutti insieme dalla crisi dei chip fino al fatto che con la transizione comunque alcuni posti di lavoro si perderanno, certo, inevitabilmente, e poi anche ovviamente una delle novità. Ovviamente quando parli di transizione parli sempre di transizione verso l'alimentazione, sì, elettrica, giusto? Sì, esattamente, la transizione energetica, perché comunque per produrre un'auto elettrica servono meno componenti di quello che è un'auto con un motore endotermico, cioè diesel o benzina, e servendo meno componenti il calcolo è che servano anche meno persone per produrli questi componenti e soprattutto poi per assemblarli. E quindi addirittura ci sono stime che si potrebbero perdere fino a 70.000 posti di lavoro nel comparto, in un comparto che appunto viene già da un periodo non facile, come dicevamo, non facile. Ma ecco, sicuramente il governo
monitora la situazione e prova anche a porre dei rimedi. Magari, ecco, tante associazioni di categoria, ci dicevi, chiedono dei tavoli, degli approfondimenti ulteriori e vedremo come andranno. Ma intanto quasi tutti i governi occidentali hanno messo degli incentivi, hanno varato degli incentivi a sostegno del mondo dell'auto, proprio perché, ma non tanto per fare un favore a questa o quell'azienda, ma perché consapevoli che dell'importanza, del peso che ha il settore auto sull'economia. Tra l'altro, tra le varie ramificazioni, pensavo anche all'industria banalmente pubblicitaria. Vediamo come l'automotive sia uno dei settori che maggiormente investe anche in pubblicità, quindi con ricadute sul nostro settore, quello dell'editoria, banalmente. Per cui davvero le ramificazioni sono molto lontane da quello che è la componente, il cuore meccanico o elettrico di un'auto. Eppure gli incentivi, noi abbiamo titolato che risultano essere insufficienti. C'è qualcosa che non va? Cosa secondo te dovrebbe essere fatto in più? Ma allora, gli incentivi, diciamo che una delle accuse che è stata fatta all'Italia, per esempio, è che è partita in ritardo rispetto a Francia e Germania, che sono, diciamo, i due colossi europei da questo punto di vista, e che subito, nel momento in cui c'è stata l'emergenza della pandemia, sono subito entrate, diciamo, a gamba tesa nel settore per aiutarlo. Hanno messo miliardi di euro di sostegno sia alla domanda che all'industria. L'Italia l'anno scorso ha messo anche lei degli incentivi che sono stati giudicati da molti insufficienti, o comunque, diciamo, che non piaceva in qualche modo il modo in cui erano modulati, perché gli incentivi auto in questo momento vengono diciamo, finanziati rispetto a quello che è le emissioni delle auto, cioè diciamo, le auto, a seconda del tipo di motore che hanno, fanno parte di una categoria e si calcolano quelle che sono le loro emissioni. Naturalmente, più le emissioni sono basse, più vuol dire che le auto sono ecologiche e quindi possono ricevere incentivi. Per esempio, lo scorso anno una delle lamentele che è stata fatta sui primi incentivi che erano stati messi in campo è che finivano immediatamente quelli diciamo, per le auto con delle emissioni medie. Quindi si chiedeva eventualmente di poter spostare i fondi da una voce all'altra, senza, perché magari è più difficile. Le auto elettriche, per esempio, quelle puramente elettriche a batteria, hanno magari dei costi più alti, quindi anche con gli incentivi tante persone non possono ancora permettersele, c'è il problema delle colonnine. E quindi adesso diciamo che i nuovi incentivi dovrebbero avere una formulazione diversa. Sono di un'entità anche più alta, c'è una programmazione pluriennale, come veniva chiesto dal settore, per evitare di avere magari lo shock iniziale. Si comprano le auto, però appena finiscono, depressione del mercato, quindi Esatto, questo fatto di questa fare una dimensione programmazione. temporale era stata giudicata positivamente perché Sì. si ha un fronte da fino al 2030, se ben ricordo. Sì, esatto, adesso è stata fatta una programmazione adesso di PCM per i primi 3 anni, però con l'idea di comunque continuare a sostenere il mercato, quindi con un programma pluriennale di sostegno alla domanda. Una delle cose che però, diciamo, intanto c'è l'attesa, perché il DPCM è stato fatto, ma ancora non è attuato in qualche modo. Per ora le macchine ancora non si sa quanti incentivi avranno, quali macchine esattamente, magari che tipo di incentivi. Mancano, diciamo, manca l'attuazione, diciamo, cioè, c'è il quadro generale, ma se uno oggi va al concessionario ancora non sa quali incentivi, come potrà essere incentivato. E poi una, diciamo, delle grandi richieste che viene fatta un po' da tutto il settore e che ancora per ora non sembra accolta, è di non dare gli incentivi solo ai privati. Ma visto che in Italia, diciamo, sta crescendo anche la richiesta di auto, che possono essere le auto per i noleggi, le auto aziendali, quindi quelli che sono gli acquisti delle società, Certo. in qualche modo c'è la richiesta anche di dare gli incentivi anche a questo tipo di acquisti, perché potrebbero essere un volano per il mercato, perché appunto è un modo anche per svecchiare il parco auto, che l'Italia è uno dei più vecchi in Europa, se non il più vecchio in Europa, perché abbiamo comunque ancora Certo, molti tantissime veicoli ancora auto molto sotto inquinanti, l'Euro certo. 3 che circolano, che rappresentano quasi il 70% dell'inquinamento comunque prodotto. Quindi l'idea di dare più incentivi ed allargare la platea di chi può accedere a questi incentivi è visto da tutte le associazioni di categorie, da tutto il settore auto, da chi produce a chi le vende, diciamo, le automobili. È visto come la possibilità di salvare in questo momento in cui il mercato è veramente Certo. depresso
il settore da tutti i punti di vista, perché appunto vendere un'auto in più poi ha, come stavamo dicendo, ha tutte delle conseguenze su tanti altri e tra l'altro comparti. Flavia, l'acquisto dell'auto non è anzi uno degli acquisti, un acquisto importante, perché stiamo parlando di cifre comunque significative, quindi le famiglie e ogni persona che ha in programma, o le aziende che hanno in programma di fare un investimento in tal senso, in una situazione incerta come questa internazionale, il fenomeno inflattivo, la guerra e tutti gli altri, le altre incognite che pesano sulle finanze, sull'economia, di certo non aiuta, perché si rimanda, si tende a rimandare l'acquisto. Anche un fenomeno simile a quello che avviene quando vengono annunciati gli incentivi, allora le persone aspettano ad acquistarle per vederli concretizzati. Quindi noi speriamo che nella seconda parte dell'anno ci siano appunto una crescita del settore auto. Siamo agli ultimi 30 secondi, davvero un flash ti chiedo sulle trimestrali uscite in questo periodo delle principali case automobilistiche, se mi fai una brevissima panoramica di quelle andate meglio e peggio. Sì, appunto, ha inaugurato la stagione Mercedes-Benz la settimana scorsa, ha avuto risultati positivi anche superiori alle attese, soprattutto a livello di redditività, perché comunque ha, diciamo, concentrata sul segmento premium e quindi può giocare di più sul prezzo, quindi aumentando sul mix prezzo-prodotto è riuscita a mantenere la redditività, anche se il numero effettivo poi di auto vendute è risultato inferiore a quello dello scorso anno. Poi anche Volvo Cars la settimana scorsa ha avuto risultati positivi e questa mattina sono arrivati quelli di Volkswagen, che dal punto di vista dei ricavi sono rimasti stabili più o meno rispetto allo scorso anno, sui 62 miliardi. A livello di risultato operativo è stato positivo, anche se anche loro hanno detto: abbiamo agito molto sui costi, abbiamo tagliato, siamo stati efficienti, e diciamo mantengono sotto grande osservazione tutta quella che è l'evoluzione della situazione dei chip della guerra in Ucraina. Altrettanto domani, Flavia, faremo noi, manterremo sotto osservazione questo e tutti gli altri settori finanziari ed economici qui alle Fonti TV. Io ti ringrazio per la preziosa consulenza, per le tue parole e la tua analisi precisa e completa. Flavia Carletti, giornalista, grazie per essere stata alle Fonti. Grazie a voi. Ci salutiamo solo per qualche istante di pausa, ma torniamo in diretta tra poco.